Fuori dal grado. Di nome e di fama. La Rai no, io ho fatto qualche metro, stiamo a fare la petizione per far uscire un po' a Rai da fuori dal grado, no scherzo. Come nasce questa storia? Nasce dall'idea di due ragazzi, che poi hanno coinvolto i loro amici. Uno è lui, Matteo, e l'altro è Lorenzo, che non c'è a mangiare. E fuori dal grado, io aiuto e sono un membro come gli altri. Siamo tutti su un piano di parità e quello che vogliamo è proporre iniziative per il quartiere e grazie al nostro aiuto, diciamo, tappare un po' di competenze che sono, diciamo, che ogni ragazzo possiede, quindi un insegnamento, diciamo, verticale di qualsiasi nozione che può servire a creare un evento che coinvolge il quartiere, che è politico quando tu pensi che, cioè, ovviamente tu pensi alla politica e tutto. Noi non come obiettivo non abbiamo un indirizzamento politico, ma abbiamo giustamente, come vogliamo fare noi, è una creare un insieme di eventi che abbiano come denominatore comune la cultura per il nostro quartiere. Quindi informare anche, poi ovviamente uno quando parla deve stare attento per non cadere, diciamo, in una... Però ben venga se si fa politica, secondo me basta che il principio è proporre cultura per il quartiere, questo. Stasera può sembrare più un po' più politicizzata perché comunque ovviamente il fatto del mondo che non si conosce bene. Noi nasciamo non politici, però in qualche modo qui si sostengono dei valori che possiamo considerare anche universali, diciamo che la rivoluzione nel nord-est della Siria promuove alcuni valori. E noi due diciamo abbiamo organizzato stasera, poi funziona che per i vari eventi poi ci dividiamo i vari compiti, insomma un'idea, proporre un progetto per un evento, è liberissimo di farlo e poi si organizza tutti insieme. Cioè uno fa il referente, uno è un referente di un progetto, ma magari può essere anche un referente simbolico, dato che tutti ci vogliamo aiutare e metterci tutti su un piano di parità. In sezione un ragazzo doveva fare una tesi all'università e ha portato con la tesi un dibattito, no, nel quartiere. Diciamo al di là che sta, magari all'epoca non c'era il teatro. Infatti è fondamentale questo teatro, volevo anche dire questa cosa, è fondamentale questo teatro, è Andrea che ci ha permesso di utilizzarlo. E... grazie Andrea. Sì, lo ringraziamo sicuramente. Sì, senza questo spazio sarebbe difficile. Sì, noi siamo aperti appunto a collaborare con le varie realtà del quartiere. Poi conosciamo bene la Ballo TV, almeno, sì, almeno li conosco, apprezziamo pure le iniziative, anzi siete tra i primi che coinvolgono il quartiere per l'iniziativa, insomma, di coesione. Se ci proviamo insieme allora noi ci aggiungiamo, diciamo, dopo la sezione noi veniamo, insomma, molti anni dopo con... Quindi non possiamo essere, diciamo, totalmente uguali, ma... No, perché... Sì, per forza. Esatto. Ci proviamo.